atto di grande viltà che indigna molti tutte le persone, la stragrande maggioranza delle persone oneste e per bene che ci sono nelle nostre comunità. Abbiamo la fortuna di vivere ancora in un territorio dove il tessuto più importante è un tessuto sano, fatto di persone che lavorano, fatto di persone per bene, fatto di persone che rispettano dei principi che dovrebbero essere le regole di base del saper vivere e di una sana convivenza. È un atto di grande viltà perché andare a rubare i portafogli di coloro alle quali noi affidiamo un po' l'educazione dei nostri figli e farlo dove? In un luogo che dovrebbe il luogo della sicurezza, il luogo dove è un asilo nido. L'asilo nido dovrebbe essere per noi genitori, è il luogo dove mandiamo i nostri figli per farli stare sicuri, per farli stare tranquilli. E allora andare a fare un atto così vile, così meschino, in un luogo che ha quasi una sorta di sacralità perché ci sono i nostri figli, beh, è un qualcosa che ci indigna veramente tantissimo. Io ho espresso innanzitutto, esprimo grandissima solidarietà nei confronti delle maestre dell'asilo nido per questo bruttissimo gesto, per questo atto vile che hanno subito. Per questa cattiveria, anche perché non penso che si sono arricchiti, tra l'altro, ma ripeto, andare a rompere quella sacralità, diciamo, di un asilo nido è veramente un atto bruttissimo. E quindi esprimo solidarietà alle maestre, ma ovviamente esprimo anche grande indignazione. Mi auguro che le forze dell'ordine possano fare chiarezza su questo episodio, si possono individuare i responsabili ai quali deve essere data oltre che una punizione esemplare. Io penso che la punizione più grande è proprio il senso di responsabilità che loro hanno, cioè come vive una persona che commette un atto del genere. Quando si guarda nello specchio la sera, qual è il giudizio che ha di se stesso? Io questa è la domanda che mi pongo. Cioè, poi a tutti io capisco che ormai viviamo un'epoca in cui c'è una criminalità imperante, crescente, però c'è un limite a tutto. Questo limite in questo caso è superato. Quando si toccano luoghi come un asilo nido, io penso che si va oltre qualsiasi tipo di limite. Le scuole dovrebbero essere dei luoghi dove appunto il tema della sicurezza è un tema centrale. Ripeto, mi auguro che si possa fare luce e si possa trovare soprattutto i responsabili, perché è giusto che si diano anche dei segnali di un certo tipo, a mio avviso.